Allora ragazzi, andiamo a Mantova. Mantova. Oh Mauro, no, Mauro, mamma mia, che vuole Mauro? Mauro. Mauro. Ti devo mandare a fanculo subito. Dai, però basta. Ogni volta, adesso non me ne ero manco accorto. Ma tu non puoi provocarmi subito in questo modo. Perché che cazzo hai con me? Dai, io su. Se ti do il paraculo? Dai. Non che sono solo io. Vabbè, forza. Il 90% di quelli che ti rispondono. Però va? Mauro, avanti, adesso al primo insulto a Parenzo o qualche cosa ti mando subito a quel paese, eh? Subito, 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 vai. Forza, parti, ma dai. Chi è? Ma di che cosa hai parlato? Di aria? Non esiste. Hai parlato di cosa che non esiste. Di che non cosa? Esiste. Cosa? Quella roba che hai appena pronunciato, che io non oso neanche. Ah, Parenzo dici, Parenzo dici, vabbè, non dai. Non esiste, è zero, non esiste. Non perché? Esiste, vabbè, d'accordo, non esiste, vai avanti. È trasparente, è trasparente, d'accordo. Perché hai chiamato? Perché hai chiamato? Dimmi. Allora, primo, dimmi. La tendenza, parlavate del porno, la tendenza è proprio come dice il ragazzo, cioè? Il nuovo porno star. E io di porno, se permetti, me ne intendo. Perché? Pure del porno ti intendi, Mauro? Pure del porno? Bello, dai, bello. Insomma, basta. Ma no, che testa di rapa. Ma perché ti dovresti intendere del porno? Scusa, allora, spiega. Ma perché io a 13 anni avevo il garage di casa, sì, mia, sì, pieno zeppo di Leone, la coppia Cavallero privato. Infatti, io a 13 anni. Beh, questo si spiega molto, certo. Ma che cazzo dice questa parola di merda? Io vado a parlare. No. Questo è molto verosimile. Ma, ma scusa, anche perché chi è? Sono imbecille. Hai detto che c'è il garage pieno di giornaletti porno. Ma questo spiega molto. Sì, perché io usavo il cervello per averli. Sai che erano vietati 21 anni? Non sono i 18. Alcuni erano vietati 21. Vabbè, allora Mauro, allora e dunque? Allora, la tendenza, sì, è che la ragazza di 20, 23, 24, sì, anni, sì, e io ne ho 4 o 5 di amiche, sì, tra cui una l'ho incontrata fra una settimana, che è Libelluna, 24 anni, vabbè, e ha delle forme esplosive, a 23 anni. Ma che c'entra? Quella è la tendenza, di cosa? Io ne ho 56 fra una settimana. Vabbè, la tendenza è questa, la ragazzina vuole dare col maturo. Vabbè, ma questa non è la tendenza. Ma non sei, un sociologo, Mauro, non sei un sociologo. Allora, mi dispiace. Ma una cosa che tu che la sei lunga come una biglia. Sai com'è la biglia? Non può essere lunga perché speri. Allora, tu vai su una chat. Se tu vai su una chat, sì, tipo ciao amigos, che è l'unica libera. Ciao amigos, ma che vuoi? Sì, ma io ci vado per passatempo. Ma sei un puttaniere pazzesco, tu vai sulle chat per rimorchiare. A parte che io rimorchio dappertutto, anche al supermercato, non ci sono problemi. Ragazzi, vi devo lasciare, Mauro, purtroppo vi devo lasciare, sennò passerei con te ore. Comunque, facciamo un programma, io te e Parenzo, Parenzo, facciamo un programma con Mauro da Mantova. Guarda, Davide, ma Mauro, stai zitto, Parenzo, dimmi. Guarda, è più facile che mi converta all'ISIS. All'Islam. No, all'ISIS. Ci sentiamo lunedì 18:30, ragazzi, domani sarò a Perugia, venite tutti, ciao. Veramente vi voglio bene, ma detto questo, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani l'ammiro perché io mi ricordo sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca.